Come funziona il meccanismo del pre-order su Amazon? Vi leggo questo commento. Ciao a tutti da Livio Gambarini di Rotte Narrative, realtà di formazione per aspiranti autori professionisti. È un commento di oltre un mese fa, li ho fatti accumulare, ahimè. Perdonatemi, ho avuto tantissimo da fare. Il commento viene da Multivac e la domanda è: sempre interessanti questi approfondimenti, potresti per caso approfondire anche il meccanismo del pre-order che porta a casi particolari di libri che vengono molto venduti e che sono presenti in classifica ancor prima di essere stati pubblicati, con i suoi pro e contro? Ok, allora parliamo di questo. Dunque, tanto per cominciare, guardate che bella questa dimora alle mie spalle. No, non è una dimora, è l'agenzia del demanio della Lombardia, però guardate che fregi particolari, bellissima. Camminando, Milano è così, cioè, la vedi grigia perché hai gli occhi bassi sul cellulare, poi ogni tanto alzi lo sguardo e vedi dei melograni, delle teste diaboliche con delle corna caprine e delle volute vegetali. Ma torniamo ad Amazon. Allora, dicevamo, il meccanismo del pre-order è presto detto, è una questione abbastanza semplice. Amazon mette a disposizione un libro in acquisto prima della data effettiva del lancio del libro medesimo. Quindi quello che succede con i pre-order su Amazon è che la scheda libro è già operativa, la scheda prodotto su Amazon è già operativa e il sistema accetta i pagamenti che devono essere stati ovviamente preimpostati e il commerciante che vende il libro deve ovviamente aver scelto lui di dare questa opportunità. Una volta che appunto si apre il pre-order, Amazon mette a disposizione la possibilità di acquistare il libro, quindi pagarlo, spendere già i soldi in anticipo, anche se poi il prodotto non è ancora disponibile. E così facendo il prodotto entra già, viene dal momento che sono i soldi dell'acquisto a determinare la posizione in classifica, non solo, ci sono un sacco di criteri dietro il fumoso e misterioso algoritmo della classifica di Amazon, ma non è questo l'argomento del video. Insomma, nel momento in cui Amazon riceve i soldi, mette in classifica quell'oggetto, quel prodotto, all'interno delle classifiche in base alle quali è stato indicizzato e taggato. E quindi, nel momento in cui qualcuno effettua il pre-order, quel prodotto, anche se il libro non è ancora stato ufficialmente pubblicato, inizia già il suo percorso in classifica. Attenzione, e questo appunto, così è in generale come funziona. Quali siano i pro e i contro? Il discorso ovviamente si fa un po' più ramificato. I pro sono, tanto per cominciare, che si ha una landing page per una serie di campagne promozionali che possono essere fatte a monte della pubblicazione. E questo è qualcosa che può essere molto prezioso, soprattutto per quando voi autori inizierete ad avere già il vostro gruppo di lettori fidelizzati, quando avrete già una base di pubblico e starete già facendo, magari perché per le vostre letture, per le vostre opere precedenti, o magari perché avete fatto un eccellente lavoro promozionale a monte e avete creato hype circa una certa pubblicazione. Ecco, per tutte le strategie basate sull'hype, questa è una buona soluzione da prendere in considerazione, è un buono strumento. Quindi questo è un pro. Un altro pro delle campagne di pre-order è il fatto che Amazon di default e in automatico applica l'etichetta novità ai libri per i primi 3 mesi, se non l'hanno cambiato recentemente dovrebbe essere così, per i primi 3 mesi dopo la sua pubblicazione. Quindi non dopo che è diventata operativa la scheda prodotto in pre-order, ma dopo che il libro è stato pubblicato, dopo che ha a decorrere dalla data di pubblicazione che è scritta all'interno della scheda prodotto del libro medesimo. E quindi, così facendo, cosa succede? Succede che si può in un certo senso prolungare il periodo di tempo in cui il vostro libro risulta fra le novità. E perciò le novità in generale vengono mostrate un po' di più, sono un po' più visibili, sono un po' privilegiate dall'algoritmo rispetto a
altri prodotti non nuovi a parità di altre condizioni. E quindi questo è un altro possibile pro. Ce ne possono essere anche tanti altri, però passiamo anche ai contro. Dunque, il principale contro è che non avendo a disposizione una data di inizio unica per tutti, con i pre-order tende a sfilacciarsi la concentrazione di vendite iniziali che si accompagna talvolta, anzi in teoria dovrebbe accompagnarsi sempre, all'uscita effettiva di un libro. Quando un libro esce, se era un libro atteso dalla community, i primissimi giorni dopo la sua messa sul mercato vedono un picco di vendite che naturalmente l'algoritmo si aspetta di vedere e che è molto desiderabile e che di solito, cioè non di solito, in alcuni casi, se è molto marcato questo picco di vendite, può innescare tutta una serie di benefici sempre in termini di algoritmo di Amazon e di visibilità, nel senso che viene visualizzato il libro più facilmente, viene consigliato di più, può comparire all'interno di speciali liste degli esordi, delle novità più interessanti, eccetera, eccetera. Può persino essere messo nelle newsletter e una serie di cose. Questa è una cosa che tenderà a verificarsi molto di meno quando si fa un pre-order, quando si apre la possibilità di mettere il pre-order, perché quel picco iniziale di vendite concentrate il primo giorno, i primi due giorni, i primi tre giorni non c'è, non si verifica. Le vendite sono arrivate alla spicciolata lungo tutto il periodo in cui è stato aperto il pre-order. Chiaro un po' il discorso qual è? Quindi non è che ci sia per forza, al solito, poi voi mi domandate, e tu giustamente invece me l'hai posta nel modo corretto la domanda, però di solito quando voi mi fate queste domande, nella vostra testolina, la questione si pone: è una buona idea fare il pre-order o è una cattiva idea? E la risposta non può che essere: dipende. Non è mai un'idea buona o cattiva in sé per sé, è sempre un'idea buona o cattiva in relazione al contesto, e nello specifico a quale contesto, di quale contesto stiamo parlando, di che cosa stiamo parlando. Stiamo ovviamente parlando della strategia promozionale di quel libro, e non la puoi sapere in anticipo senza sapere di che libro stai parlando. Tanto per cominciare, ci sono, per darvi proprio una roba così terra a terra e super spendibile, tante persone stanno aspettando quel libro, e dico tante, allora forse mettere il pre-order è una buona idea. Per tante non intendo necessariamente decine di migliaia, però c'è già dell'attesa e tanti clienti che sono pronti a aprire il portafogli per comprare quel libro, e se quel libro insomma vende abbastanza bene e inizia a vendere costantemente durante il periodo di pre-order, può essere produttivo per far arrivare il giorno della pubblicazione per innescare altre tattiche, altre manovre promozionali che richiedono che quel libro abbia magari già un po' di recensioni, una buona posizione in classifica, eccetera eccetera, perché alcune recensioni possono essere già scritte ad esempio dai beta lettori che quel libro lo hanno letto in anteprima, e se l'autore si mette d'accordo col suo team di sostenitori fidati, loro il libro lo possono già aver letto. Poi comprano il libro su Amazon per avercelo fisico il giorno del lancio, oppure durante il prelancio, per avere la recensione verificata. Però effettivamente il libro lo possono avere già letto, e quindi si può partire il giorno anche prima dell'effettivo lancio del libro, con l'ideale sarebbe farle partire il giorno stesso o nella prima settimana dopo il lancio del libro, con diverse recensioni circa quel libro. Un po' ci sono tanti discorsi da fare. Se voi siete invece nella condizione in cui si trovano la maggioranza degli autori alle prime armi, il vostro libro non è che lo stiano aspettando tante persone, magari avete iniziato a crearvi una base di persone in target, ma non avete ancora dei lettori fidelizzati, e quindi non c'è tanto che potete fare
cioè, non vi diventa una componente utile all'interno di una strategia articolata, questa qua del pre-order, e quindi non è che ne abbiate un gran beneficio, anzi rischiate che le poche vendite che magari avrete nei primissimi giorni dopo il lancio si sparpaglino e resti il libro sempre sotto la 90.000esima posizione nella classifica generale. Quindi ci sono tante cose da dire, anche qua ci sono dei casi in cui anche in queste circostanze potrebbe essere una buona idea, però poi diventa un discorso troppo complesso. Va bene ragazzi, adesso sapete un po' di più che cos'è il meccanismo del pre-order su Amazon. Vi ricordo che se volete davvero capire come farcela in questo settore, dovete abbandonare le domande semplici, le domande poste in modo semplice, e dovete smettere di aspettarvi risposte semplici. Perché se le risposte sono semplici, vuol dire che probabilmente le domande erano quelle sbagliate. Il mondo, la verità, la realtà è complessa e sfaccettata, e voi avete bisogno di abbracciare la complessità, avete bisogno di una formazione completa, vi serve lo scrittore speciale. Se non l'avete ancora preso, andate sul nostro sito www.rotenarrative.it e accaparratevelo. Potete prendere anche soltanto uno dei macro moduli che lo compongono. Detto questo, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi alla newsletter di Rotte Narrative, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti da Livio Gambarini.